Sembrerebbe che l'esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus stia per giungere al termine. La società bianconera avrebbe infatti deciso di esonerare l'allenatore toscano, indipendentemente dall'esito della finale di Coppa Italia che vedrà i piemontesi sfidare l'Atalanta il 15 maggio a Roma. Nonostante la qualificazione alla prossima Champions League ottenuta, anche se con un deludente pareggio casalingo contro la già retrocessa Salernitana, Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica, sembra intenzionato a portare avanti il suo progetto senza considerare Allegri. Quest'ultimo, che ha ancora un anno di contratto, sembra destinato a lasciare la guida della squadra. Secondo indiscrezioni riportate da fanpage.it, la decisione sembra essere stata già presa e non dovrebbe essere modificata neanche dalla vittoria della Juventus contro l'Atalanta in Coppa Italia. Tuttavia rimane da risolvere il nodo economico legato all'addio di Allegri. L'allenatore non sembra disposto a rinunciare ai suoi diritti contrattuali, che prevedono circa 12 milioni di euro netti per lui e il suo staff anche per la stagione 2024-2025, comportando un esborso totale di circa 20 milioni di euro tra stipendi e tasse per il club.